Vorrei provare a incuriosirvi su questo autore americano contemporaneo di Carver, abile soprattutto nel racconto, ma anche romanziere, di cui ho appena postato il primo video, la prima lettura che ho fatto. Questo che leggo è stato scritto da Francesca D'Elena, la quale dice: Costruttore di Richard Yates. Ha tutte le cose che non sopporto trovare in un racconto. Ha una voce fuori campo che introduce la storia. Ha uno scrittore sfortunato e senza soldi per protagonista. Si chiude con una domanda. Eppure. Eppure, Costruttori, uno dei racconti di 11 solitudini pubblicato in Italia da Minimum Fax, è per me il padre e la madre di qualsiasi cosa c'entri con la letteratura, con la bellezza di leggere, con la bellezza di scrivere, con la perfezione della forma racconto, con le mie idee sulla vita e con il mio lavoro. Conoscevo Carver, conoscevo Chevert e naturalmente conoscevo Hemingway e Flannery O'Connor e li amavo. Ma Yats, avete mai letto un racconto come Costruttori di Richard Yats? La voce fuori campo è la voce di Yats che non riesce a restarsene fuori e lasciar parlare la storia per sé, e che non riesce a fare esordire un protagonista scomodo senza avvisare. Guardate che questo protagonista è scomodo. La maggior parte delle storie non ha bisogno del proprio autore che si metta in mezzo e le rovini. E infatti anche Costruttori non è che ne avesse proprio bisogno, narrativamente parlando. Però Yates lo fa lo stesso. In 16 righe scrive un'analisi intima e lucidissima sul mal di scrivere di scrittori e aspiranti scrittori. E così facendo vivacizza tutto il racconto, che si trasforma in una visione ironica e malinconica di queste due categorie di persone che a vicenda non si sopportano e che però continuano a vivere insieme, a cercarsi e a farsi compagnia nella speranza che il mal di vivere passi. Lo scrittore sfortunato e senza soldi si chiama Bob Prentice, un 22enne che nel 1948 è già stato in guerra. Ha già una moglie di nome Joan e deve già sbarcare il lunario scrivendo nella redazione finanziaria della United Press cose di cui non capisce niente per 54 dollari la settimana. La sera Bob torna a casa e si rintana dietro un paravento con l'idea di scrivere finalmente le sue cose. Invece perde tempo, si guarda intorno, legge il giornale. E una di queste sere trova l'annuncio di Bernard Silver. Bernie non è uno scrittore, è neanche un aspirante scrittore, è solo un tassista che cerca qualcuno che gli scriva un libro in cui lui è il protagonista delle storie da tassista che ci sono scritte dentro. E questa strana aspirazione di Bernie rientra nell'insofferenza del mal di scrivere, come molte altre cose del racconto. Cose che si potrebbero definire elementi di narrazione, oppure la visione poetica dell'autore, o anche le cose che Richard Yates vuole dire sulla questione dello scrivere, e di cui si potrebbe fare una lista in 9 punti. Primo punto, l'incipit. Gli scrittori che scrivono di scrittori possono produrre facilmente il peggior genere di aborti letterari. 2. L'adesione all'onestà nello scegliere le parole. Un cappello è cincischiato, non consunto dall'uso. 3. Il parallelo che ogni scrittore cerca con Hemingway e la cosa importante di scrivere che è cominciare. 4. La consapevolezza che non devi perdere quando tua moglie definisce il tuo racconto meraviglioso e tu sai che non vale niente.
5. Il disprezzo degli scrittori per quelli che di scrivere non ne capiscono niente, ma vogliono per forza parlarne. Sai, il fatto che dietro ogni storia non vera ci sia almeno un granello di verità. 7. La consuetudine di tutti i tempi a non retribuire la scrittura. Ah, ma non mi fraintenda, Bob. Non ho mai chiesto a nessuno scrittore di scrivermi una sola parola solo sulla base di ipotetici guadagni futuri. La celebre citazione da Pascal. Supponga che qualcuno le scriva una lettera dicendo: Bob, oggi non ho avuto tempo di scriverti una lettera breve, perciò ho dovuto scrivertene una lunga. L'inclusione dello storytelling nelle forme di narrazione. Ma Bernie, non vedo come potrà funzionare. Non si può scrivere un racconto spiegando perché qualcuno è l'uomo di cui abbiamo bisogno al congresso. Chi dice che non si può? E poi c'è il punto 10. Ed è il dialogo con cui Yeats costruisce l'immagine più universale che sia mai stata pensata per definire la forma racconto. Una casa, cioè, bisogna che abbia il tetto. Ma ci troveremmo nei pasticci se cominciassimo a costruirla dal tetto, no? Prima del tetto si devono costruire le mura, no? E prima delle mura si devono gettare le fondamenta, no? E così via. Prima delle fondamenta si deve scavare nel terreno una bella fossa, vero? Ho ragione? E allora? Qual è la prima domanda che deve porsi a opera compiuta? E qui arriva la perla che Yeats regala a Bernie, il non scrittore, piuttosto che a Bob lo scrittore, e che per questo diventa ancora più lucente. Dove sono le finestre? La domanda a cui Bob non sa rispondere alla fine del racconto è dove siano le finestre nella storia che ha appena finito di costruire e che riguarda l'illuminazione della sua vita. Ed è la stessa che noi lettori di racconti ci poniamo ogni volta che apriamo un libro e che noi, esseri umani, ci poniamo ogni volta che ci svegliamo al mattino. Da dove entra la luce? Perché se il mal di scrivere colpisce scrittori e aspiranti tali, e anche persone come Berni che con la scrittura c'entrano poco, il mal di vivere colpisce davvero chiunque. E chiunque lo comprende. Ed è in quella universalità che si annida la letteratura. L'idea che ha Yeats della letteratura prende sempre la forma di racconto, anche quando scrive romanzi, e anche nel suo romanzo migliore e più conosciuto, Revolutionary Road, resta un autore di forme brevi, che chiude su scene casalinghe prive di enfasi, su elementi che fino a un attimo prima parevano di secondo piano. Perché? Perché Yeats non vuole solo raccontare una storia e non vuole solo dire la sua e non vuole neanche oggettivare un'idea, un'ossessione. Lui vuole fare una cosa difficilissima, ma che gli è indispensabile. E questa cosa è dire la verità. La verità che è certo quella e solo quella per una specifica storia, per i suoi personaggi, ed è anzitutto la sua verità. Ma è anche, lo diventa, deve diventarlo, la verità per chi legge. Il lettore di racconti non vuole solo capire cosa narra la storia che ha di fronte. Non gli interessa più di tanto commuoversi o arrabbiarsi o parteggiare per qualcuno. Il lettore di racconti vuole assolutamente credere in qualche cosa. Vuole credere che quella che sta leggendo sia la verità e che sia tutta lì e che non ci sia nient'altro da dire. La parte migliore di costruttori
non sta nella trama o nelle perle sulla narrazione, non sta neanche nella lucida costruzione della propria biografia, con l'esperienza di guerra, il matrimonio fallito, la costante ricerca di un lavoro che gli consenta di scrivere. La sua illuminazione sta in un punto che con la scrittura e l'essere scrittori non c'entra proprio nulla. In quel punto c'è solo la fotografia di un trombettiere, un giovanissimo e fiero Berni sull'attenti che si preme contro la bocca la sua semplice ed eloquente tromba. Un'immagine da copertina alla quale Bob stenta a credere. Lui che in guerra c'è stato proprio come c'è stato Berni, come c'è stato Hemingway e come, in un modo o nell'altro, ci siamo stati tutti noi. Un'immagine che gli fa venire in mente come si può vivere così e alla quale per fortuna e per una volta Yeats corrisponde con una verità che tenta di salvarci. Dio lo sa, Berni, Dio lo sa. Che una finestra ci dovrebbe essere da qualche parte per ciascuno di noi.